Как и мама, когда маленькая была. Она себя со мной так тупо вела. Una coppia sulla via del divorzio e un ragazzo dagli occhi tristi. La gelida affettività mostrata dai suoi genitori nei suoi confronti non è distante dal ghiaccio dell'inverno che tutto copre e immobilizza sotto la neve. Basta poco al dodicenne Alyosha, una mattina esce di casa come per andare a scuola per non tornare più. Smarrito nel nulla, forse rapito, ferito o addirittura ucciso. Qualunque ipotesi diventa plausibile agli occhi dei due genitori, che comunque altro non desideravano che sbarazzarsi di lui per iniziare una nuova vita con dei nuovi partner. Inizia così la ricerca disperata del ragazzo, vittima innocente di un disamore che non meritava. Al suo quinto lungometraggio, il regista siberiano Andrei Svyanikstev torna al concorso al Festival di Cannes con una storia ferocemente sintomatica della Russia contemporanea, ma che per universalità di sguardo può estendersi all'intera civiltà 2.0, laddove lo sguardo costante sugli smartphone ha sostituito le relazioni umane reali. A farne le spese sono, con evidenza, gli indifesi come il piccolo Alyosha, vittima sacrificale di genitori monster che, loro malgrado, rappresentano l'effetto di una drammatica disumanizzazione collettiva. Forse eccessivo di spiegazioni di schematicità circolare del racconto, il suo Loveless trova giustezza di tono nella seconda parte, laddove l'ossessiva ma invana ricerca del fanciullo arriva a simboleggiare il vuoto attorno a cui l'odierna Russia sta vagando, correndo affannosamente su un tapirulan che tuttavia la paralizza nell'incapacità di amare. Film disturbante, puntuale e superbamente doloroso.